Penso che innanzitutto ci sia una grande scorrettezza da parte del Presidente Pittella perché evidentemente sfugge a lui e a qualcun altro quello che noi abbiamo già dato a livello politico, a livello di consenso insomma, ai Pittella. Ma al di là di questa nota diciamo, polemica che riguarda il mio partito e la mia parte politica, il mio ex partito a dire la verità, perché tutti sanno che io mi sono autosospeso anche per protesta per la vicenda dello Sblocco Italia, ho seguito, sentito insomma, quello che è stato detto ed effettivamente insomma, è un aspetto deleterio proprio perché non si rispettano le scelte di un territorio. Il nostro territorio da anni ha fatto una scelta diversa, contrariamente alla Basilicata, e quindi noi vorremmo essere rispettati per questa scelta e continueremo a dire di no. Evidentemente il Vallo di Diano preoccupa perché il Vallo di Diano sta dimostrando di avere le idee chiare anche nelle scelte che sta facendo a livello di programmazione. Ecco, lei qual è l'impegno che può assumere da sindaco di Monte San Giacomo, da presidente della comunità montana? Mi farò carico di convocare immediatamente una conferenza dei sindaci perché tra l'altro c'è anche in discussione un ordine del giorno in Regione Campania in cui si parlerà del piano energetico e quindi anche su questo bisogna stare molto attenti e far arrivare la nostra voce al Consiglio regionale, ai consiglieri regionali affinché in questo piano venga escluso il nostro territorio, il Vallo di Diano, perché ecco, non è possibile che se da un lato la Regione Campania ci sceglie come area interna in cui ecco, portare avanti una strategia di sviluppo, dall'altro invece possiamo correre il rischio se il Vallo di Diano entra in questo piano energetico di essere trivellati anche a causa dello Sblocco Italia.